Ben ritrovati, amici, tifosi, biancoscudati, e andiamo ragazzi! È spugnato il Mocagatta di Alessandria, seconda vittoria consecutiva, seconda vittoria in campionato per il Padova targato Bruno Caneo. E andiamo ragazzi! Io partirei così. Dal sinistro all'angolino magico di Cosimo Chiricò al sinistro magico all'angolino da parte di Michael Liguori. Dopo i 12 in 16 con l'Arecanatese, dopo gli 11 gol e 9 assist lo scorso anno nel girone C di 16 con la maglia del Campobasso, adesso Michael Liguori dovrà rispondere presente. E lo sta già facendo e lo ha già fatto questa sera al Mocagatta con il primo gol con la maglia biancoscudata. Dal destro, con tanta potenza, con tanta precisione da parte dell'ex capitano biancoscudato, che non nomino, al destro, con tanta potenza e con tanta classe, firmato Carmine Cretella. È il Padova di Michael Liguori, è il Padova di Carmine Cretella. Ragazzi, è spugnato il Mocagatta con tanta sofferenza nella finale per quel calcio di rigore purtroppo che è stato fischiato dal signor Crezzini. Signor Crezzini che è stato determinante nel primo tempo a favore del Padova. Padova che poteva già passare in vantaggio al quindicesimo per l'atterramento in aria da parte di Paracenea, colui che aveva segnato lo scorso 21 maggio allo stadio Euganeo il gol vittoria per la formazione di Lamberto Zauli nei quarti di finale nella gara di ritorno giocata davanti al nostro pubblico. Fallo di Paracenea nei confronti di Pasic, calcio di rigore per il Padova. Dalla freddezza dimostrata dall'ex centrocampista lagunare nel derby giocato contro il Vicenza di Francesco Baldini all'errore quest'oggi purtroppo al Mocagatta. Traversa da parte di Jacopo Dezzi e tapine ratto da parte di Francesco Belli e il Padova che purtroppo sciupa questa grande chance di portarsi avanti dopo appena un quarto d'ora. Grande chance con il sinistro ancora per Michael Liguori al 17esimo e grande chance, pallone che ha fatto la barba, la cosiddetta barba al palo al 40esimo, ancora l'ex Campobasso, grande protagonista. Ma l'episodio che ha cambiato la gara, che ha cambiato il destino di questa terza giornata per la squadra dell'ex allenatore della Turris, arriva tra il 34esimo e il 36esimo con Mulazzi che prima viene ammonito per una trattenuta in ripartenza e poi per un intervento pericoloso nei confronti di Russini, doppio giallo e Crezzini che cambia completamente l'idea, il destino di questa partita. Il Padova continua ad attaccare. Segnaliamo sicuramente la grande chance appena citata da parte di Michael Liguori al 40esimo con un bel sinistro che fa la barba al palo e poi nel corso del secondo tempo Caneo cambia anche il modulo dentro raddrizza al posto di un ottimo calabrese, ma è la Juventus Next Gen a rendersi pericolosa, prima con Tauricchia al minuto numero 51 e poi con Sersanti, grande risposta del nostro numero 1 che indossa la 22, Antonio Donnarumma. Grande parata, grande intervento con la mano di richiamo. Il Padova però cambia ancora faccia dentro colui che ha più stupito nei primi 180 di questa stagione, Enrico Piovanello, e dentro anche Michael De Marchi. Michael De Marchi che si è riscattato perché dopo l'errore clamoroso da matita rossa in quel di Vercelli e dopo la prova opaca offerta nel derby contro il Vicenza di Francesco Baldini, un altro errore grave
ad inizio partita in una fase di contropiede. Ecco ragazzi, assist per Michael Liguori, palla, lancio lungo, bellissimo, da parte di Jacopo Dezzi. Controlla sul filo del fuorigioco De Marchi, palla a rimorchio e sinistro in buca d'angolo, sinistro l'angolino firmato Michael De Marchi, il primo gol per l'ex Campobasso. E poi ragazzi, perché nel corso della parte conclusiva del match, da un pallone recuperato da un straordinario, da uno straordinario, straordinario ragazzi, io veramente non ho parole per parlare della partita che ha giocato quest'oggi Jacopo Dezzi. Togliamo il calcio di rigore sbagliato. Peccato, peccato, sicuramente. Perché sennò avrebbe meritato 8 in pagella quest'oggi Dezzi, per la partita, per la qualità che ha dimostrato quest'oggi a centrocampo, l'ex Perugia e Venezia. E aggiungerei finalmente, finalmente che gioca nel ruolo che deve giocare Jacopo Dezzi, dove può fare sicuramente la differenza. Da un pallone recuperato da Jacopo Dezzi, palla per De Marchi. De Marchi ancora un altro assist, questa volta per il destro, sotto la traversa, firmato Carmine Cretera. Dopo i 6 gol con la Paganese, ecco il primo guizzo con la maglia bianco scudata. Quindi, davvero, una serata straordinaria che è stata rovinata purtroppo nella finale dal contatto in area tra Ealing, l'ex Chelsea, e Valentini, con Ealing che va dalla battuta, sinistro intercettato da Antonio Donnarumma, che però si spegne purtroppo dentro la porta. E quindi i bianconeri, i giovani bianconeri di Massimo Brambilla, che cercano fino alla fine, come cita il loro motto, di tentare una clamorosa rimonta, che purtroppo però non arriva, che per fortuna non arriva, e la Padova quindi può gioire per la terza volta consecutiva la Moccagata dopo il successo sotto la gestione tecnica di Massimo Odo lo scorso 20 marzo, vittoria in rimonta grazie ai gol di Jelenic e della Latta, e dopo il successo raccolto nei quarti di finale nel match d'andata grazie al sinistro di Cosimo Chiricò. Nella serata della terza giornata di campionato vince il Vicenza 4-0 al Menti, vince il Pordenone 2-0 al Gavagnin contro la Virtus Verona, e nel big match invece al Silvio Piola termina 1-1 Novara Triestina. Sabato di nuovo tutti in campo a Leuganeo. Arriva la capolista, la pro patria di Jorge Vargas, che vince 3-0 Busto contro il Mantova. Un altro esame da superare per la squadra, per i biancoscudati di mister Bruno Caneo. Ma intanto il Padova c'è, il Padova risponde sotto il segno di Michael Liguori e Carmine Cretella. Grazie per l'attenzione, lasciate tantissimi like al video, iscrivetevi come sempre al canale e seguitemi anche su Facebook e Instagram. Noi ci vediamo in un prossimo video!